20 maggio 2018, chiesa della Madonna delle Vanelle, qui a Mussomeli, terza domenica di maggio, una festa antica paesana, una festa mariana. Thank you.
Padre veramente santo, a te la lode e la ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e l'eterna alleanza, versato per voi e per tutti l'emissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Thank you.
noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tra qualche minuto il tempo di preparare la statua, un quarto d'ora, inizia la processione, il solito tragitto fino a San Giovanni, diciamo, e poi ritorniamo. Vi do la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione ed ogni invocazione rispondete a me. Dio sorgente di ogni luce che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua salvezza. Amen. Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza. Amen. Fino alla missione beata del cielo. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia. Vallone.it, il fatto nisseno, siamo a Sant'Enrico, festa nella Madonna della Chiesa della Madonna delle Vanelle. Festa Madonna delle Vanelle, Madonna delle Grazie, detta Madonna delle Vanelle. Un saluto a tutti i lettori del fatto del Vallone, del fatto nisseno, da Enzo Barba e Carmelo Barba. Ok. Carmelo Barba. Un saluto a tutti voi ovunque sparsi nel mondo. Siamo qui nella chiesa della Madonna, dove è terminata in questo momento, qualche minuto fa, ecco la celebrazione
della Santa Messa e concelebrata anche da Padre Calogero Orifiamma. Chiesa gremita, una festa paesana assai antica, sentita. Con noi abbiamo Padre Calogero Orifiamma che ci parla della Madonna delle Vanelle. Buonasera a tutti, come prima cosa io direi che la cosa più importante oggi per la Chiesa è la solennità di Pentecoste. Come diceva il parroco poco fa, spesso la festa della Madonna delle Grazie, detta delle Vanelle, corrisponde con la Pentecoste, una festa molto importante nella Chiesa perché ricordiamo il dono dello Spirito Santo che ci è stato dato nel battesimo, ma principalmente il giorno di Pentecoste è stato diffuso sugli Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo. Maria, la Vergine Maria, che come dice Papa Francesco, è più importante del Papa stesso. Quindi ringraziamo il Signore che ci ha fatto questo dono di avere questa madre, Maria. Poi oggi sì, qui a Mussomeli festeggiamo la Madonna delle Grazie, detta delle Vanelle. Che dire, io sono qui in paese per pochi giorni e non potevo non mancare a questa festa, questa ricorrenza molto sentita sia in parrocchia, nel quartiere Sant'Enrico, ma come diceva il parroco, tutto il paese. Io sono nato in via San Cataldo, qui a Sant'Enrico, a quei tempi si nasceva ancora in casa. Diciamo che sono cresciuto qui a Sant'Enrico, sono stato battezzato qui in parrocchia, fin da bambino ho sempre frequentato la chiesa di Sant'Enrico, ma immancabilmente mi ricordo quando arrivava il mese di maggio, il mese di Maria, anche il mese di ottobre, ero sempre qui, quindi sono molto legato a questa festa, a questa chiesa e principalmente alla Vergine Maria. E quindi oggi sono qui con voi per chiedere come tutti le grazie alla Madonna Santissima che ci aiuta e che ci protegge sempre. E Padre Calogero, questo era il suo quartiere. Sì. E oggi qual è il suo quartiere? Oggi il mio quartiere è Cristo Re, ci siamo trasferiti a Cristo Re ma non abbiamo mai dimenticato le nostre origini. Ancora in via San Cataldo abbiamo la casa di mio nonno e torno spesso qui a Sant'Enrico, in parrocchia, è sempre un piacere. Sì, io mi riferivo al quartiere, alla sua attuale missione. Ah, la mia attuale missione è un po' lontanina, all'isola di Taiwan, di fronte alla Cina. Sono ormai lì da quasi 19 anni, anche se questo tempo il Vescovo mi ha inviato a Lugano per studiare diritto canonico. Spero di ritornare presto in missione, quel che il Signore vorrà fare. Madonna delle Grazie, detta Madonna delle Vanelle, Padre Calogero, perché delle Vanelle? No, perché questa zona era una zona di periferia, una zona dove c'erano proprio le vanelle. Qui accanto mi ricordo che scorreva un fiume, anche se racconta di questo miracolo del principe di Cattolica di Eraclea che fu salvato dalle acque, dalla Vergine, e per quello nacque qui questa chiesa dedicata a... E dobbiamo dire che in questo momento i confrati della confraternita della Madonna delle Vanelle stanno predisponendo il fercolo per portare in processione la Madonna delle Vanelle. Una processione fino a San Giovanni, alla parrocchia di San Giovanni, poi si ritorna attraverso la via Trento, la via Trieste, la via delle Vanelle fino al rientro qui nella piccola chiesetta della Madonna delle Vanelle. Ecco Enzo, se avviciniamo vicino, vediamo se possiamo avvicinarci un po'. Facciamo vedere qua i ragazzi giovanotti che
intanto salutiamo padre Calogero, grazie per la sua Ni hao zhe jian ting ju guo, potrei parlare cinese ma ecco, l'italiano ancora non l'ho dimenticato. Un saluto ai suoi parrocchiani e facciamo l'Ave Maria in cinese. Guan fu Maria ni zong ma shen chong chu ri tong zai ni zai fu ni zhong shou zhang shou ni de jin zi ye su tong shou zhang shou tian ju shen mu Maria chu ni xin zai wei wo men lin zhong shi wei wo men zui ren ji jiu tian ju amen. Zai jian, arrivederci. Ecco, grazie, è un Maria saluto sul fatto del ballone. Saluto a tutti. Padre Calogero, quando è a Pavia, ci segue sempre. Ecco, abbiamo qui i confrati della confraternita della Madonna della Vianelle. Vediamo un po' com'è la situazione, ecco, per quanto riguarda il fercolo, mentre qui i confranti, che sono numerosi, ecco, snoderanno in processione. Vediamo un po' chi vuole parlare, chi vuole parlare. Ecco. Pronto, siete? Ecco, vedete il grido di Viva Maria da parte dei portatori. Ci si appresta, stanno preparando. Evidentemente il grido di Viva Maria riecheggia qui nella chiesa della Madonna delle Vallette. E vedete che la gente aspetta fuori e la processione è preceduta dalla confraternita, dicevamo, della Madonna delle Vanelle. Ecco il labbro della Madonna delle Vanelle. Sarà un percorso piuttosto ridimensionato. Ed ora vediamo un po' l'uscita, troviamo la postazione ed ecco che la Madonna. Ecco, è stato eseguito l'inno pontificio all'uscita del fercolo della Madonna delle Vanelle e ha inizio appunto la processione. Vedete, ecco, il cielo, il tempo, il meteo. E queste immagini vi giungono da Mussomeli. Thank you.
Ciao. E qui i devoti, i parrocchiani di Sant'Enrico, i devoti della Madonna delle Vanelle stanno snodando in processione e sicuramente sarà animato con canti e preghiere per le vie del quartiere, vie piuttosto ridimensionate, ecco, faranno la via Santa Maria Annunziata, si arriverà alla parrocchia di San Giovanni e poi, come dicevo, rientrerà attraverso la via Trento, la via Trieste, via Vanelle e poi il rientro nella piccola chiesa della Madonna delle Vanelle. Festa antica qui nell'antico quartiere di Sant'Enrico, una festa primaverile, anche se il meteo non ci ha dato tanta assicurazione, comunque la giornata, oggi è stata una giornata assolata. Intanto, ecco, vediamo le immagini del cielo. E dobbiamo dire che questa festa è caratterizzata dalle bancarelle. Sembra passo poeta. Thank you.
festa della Madonna delle Grazie, detta delle Vanelle. E qui siamo sempre nella via Santa Maria Annunziata. Ecco, in questo momento il fratello di padre Calogero sta guardando. Ecco, sì, tanti auguri a Riccardo che si trova in ospedale, sta poco bene, quindi tanti auguri a mio fratello che si riprenda al più presto. Sta guardando la diretta, padre Calogero. La diretta da... Da Mussomeli. Sì, sì. Quindi, chi si è collegato adesso? Festa Madonna delle Grazie, detta delle Vanelle. Chiesa Sant'Enrico, quartiere Santo Enrico. Maestro Giuseppe Noto, ecco, dobbiamo anche dire che la processione, tanti devoti al seguito della processione, un breve percorso processionale fino alla chiesa di San Giovanni per poi rientrare attraverso la via Trento, la via Trieste, via Vanelle, qui, ecco, si ritorna nella chiesa della Madonna della Vanelle, una festa assai antica, una festa assai antica qui a Mussomeli, è seguita. Ogni anno ci sono tante bancarelle che vengono qui a Mussomeli ad offrire le loro mercanzie. Una giornata primaverile, il tempo ci sta aiutando, ci sta aiutando. E vedete voi, ecco, la gente che va al seguito della processione. Facciamo vedere un po' proprio di persone, perché tanti da lontano possono sia vedere, riconoscere i propri parenti, e questo gratifica veramente tanto. Ecco, e sì, sicuramente sono tanti che ci stanno vedendo questa immagine, e quello che noi vediamo nella postazione in cui ci troviamo è quello, ecco, dei cappellini, dove si vendono i cappellini, la postazione annuale dove ognuno si può comprare il cappellino per l'estate. Sì, sì. Tradizioni. Ecco. Vediamo tutti i visitatori che ci stanno guardando sul fatto del pallone, il fatto sera. Salutiamo, è doveroso, Michele Spena e Donatello Polizzi e tutto lo staff del fatto di sera. Intanto, ecco, qui abbiamo un'altra bancarella. Ecco, Enzo, tu cosa comprerai oggi? Vediamo cosa troviamo di interessante. Un cagnolino ti sta bene?
Vediamo, ancora non ho visto niente. Tutto da decidere, ho capito. Intanto vediamo un po'. Siamo sempre nella via Santa Maria Annunziata. Vediamo se possiamo salutare il visitatore. Sono in tanti, la lista che scorre qui attraverso nel nostro... La classica bancherella, diciamo dire, siciliana, quindi le caramelle, il torrone. Ecco. Ricordo quando ero piccolino. Sì, ma l'occhio dove si posa? Dove si posa? In queste, ecco, in questo dolciume. Dove si posa l'occhio? Qui questo non ti va bene? Il torrone. Ah, il torrone, dobbiamo andare nel torrone. Ecco il torrone per Enzo Barba. Volevo sapere una cosa, quando lei da piccola veniva a questa festa, Madonna delle Vanelle, cosa comprava lei in queste bancarelle? Le tradizionali nespole. Ecco le tradizionali nespole, però evidentemente ogni prodotto ha il suo valore. Dopo i nostri lettori non possono sentire l'odore del torrone che in questo momento noi sentiamo. Caldo, caldo, c'è soltanto da scegliere, Enzo. Prego, io faccio anche assaggiare. Siamo in diretta. Voi da dove siete? Da Palermo. Da Palermo siete venuti a Mussomeli, ecco, per la festa della Madonna delle Vanelle che ogni anno ricade la terza domenica di maggio. Come sono andate le cose oggi? Diciamo bene. Parliamo del torrone che è proprio tipico siciliano. Queste sono cose siciliane. Ecco, ci descriva, ecco, come si fa questo torrone. Acqua, zucchero e un poco di cannella. Così. Assaggiamo. Si può anche assaggiare, eh? Assaggiamo per prego, tutti mister. I lettori del fatto del pallone, del fatto Nissen. Enzo, a te i dolci piacciono? Ogni è tanto, vero? Ogni tanto. Ah, ogni tanto. Vediamo le altre bancarelle. Ecco, grazie. Una buona serata. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Per queste tradizioni. Vediamo quindi le altre torrelle presenti. Giovanni, un saluto a Giovanni. Ecco, buonasera. Un saluto. Intanto festa della Madonna della Vanella. Cosa ha comprato oggi? Abbiamo comprato i cappellini per i bambini, poi abbiamo comprato un po' di caramelle, la mela quella rossa, un po' di cose per i bambini, diciamo. Le nespole l'ha comprato? Le nespole no, che aspetta che si fanno quelle mie in campagna, quelle bio. Giovanni, un saluto a tutti i mussomolesi in Italia e nel mondo che in questo momento... Ciao a tutti, una bella festa, sarà sempre così, speriamo che ci saranno molto più gente, perché sono veramente feste che devono rimanere per sempre, tradizioni che ci vogliono. Tradizioni in Sicilia, tradizioni a Mussomeli. Grazie a voi e grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Ecco, io vorrei salutare in questo momento, vorrei salutare chi si trova a Milano, Mario Amico, in questo momento ci sta vedendo, è a nostalgia della festa della Madonna delle Vanelle e a lui, alla sua famiglia mandiamo un saluto. È normale, tutti hanno nostalgia delle proprie tradizioni, delle proprie feste e del proprio paese, quindi tante volte proprio quando guardano le dirette è un qualcosa che
emoziona veramente tanto. Ecco, guarda, guarda quel bambino, ah, cosa ho comprato, ecco. Ecco, è la festa dei giocattoli per i bambini. Sicuramente i bambini portano, hanno portato a casa qualche cosa. Ecco, vediamo un po'. Quindi un saluto a tutti i mussolesi in Italia e nel mondo, che in questo momento stanno vedendo la diretta e che vedranno anche dopo in differita. Mandiamo un messaggio. Andiamo qua di farvi vedere anche quindi le bancarelle che ci sono in un percorso. Possiamo chiamarle tradizioni. Tradizioni. Ecco, altro saluto. Ebbene farlo a chi in questo momento segue la diretta sul Fatto del Ballone, sul Fatto nel Senso. E il saluto va a Donatella Mingoia che ci sta guardando. Ciao Donatella. Sì, molti messaggi facendo la diretta non riusciamo magari a leggerli, ma li leggiamo sicuramente dopo. Quindi scusate se... Vede, ai saluti subito rispondono, Mario Amico ha risposto Enzo, vedi che visitatori del Fatto del Ballone abbiamo. Vediamo di far vedere tutte le bancarelle in modo che noi facciamo vedere le bancarelle a tutti come se siamo noi qui per tutti voi. Va bene questa definizione? Sì, sì, le bancarelle, almeno le facciamo vedere cosa a Mussomeli arriva. Io non ne voglio questo. Sì, ma io sì. Siamo in diretta sul Fatto Nisseno, sul Fatto del Ballone. Volete mandare un saluto? Ciao a tutti! Amici del ballone! Noi sì, abbiamo l'amicizia col ballone. Il Fatto del Ballone. Mussomeli, ma abbiamo tutto il, cioè il ballone, notizia tutto il ballone. Buono, una bella cosa. Quindi diciamo, vedrà lei questa diretta sul pagina Facebook Il Fatto del Ballone. Sempre che e mettendo mi piace potete seguire tutte le dirette del Fatto, sì, del Ballone. Io le seguo. O sul sito www.ilfattodelballone.it. Il Fatto del Ballone. Va bene, buon lavoro! Grazie, buon lavoro! Altra postazione, domandiamo, Enzo. Stiamo quasi per arrivare. Qualche borsa la devi comprare. Tu che viaggi sempre. Quella è borsa da viaggio. Altra postazione, dolci. Dolci per tutti qui alla Madonna delle Vanelle. Ah, forse la sta preparando il torrone. Vediamo queste tradizioni siciliane. No, lo sta tagliando. Ecco. Vediamo un po'. Siamo in diretta. In questo momento la stanno guardando. Faccia, queste arti, dimostri la sua professionalità. Ecco, sta alle prese del torrone, della cubaita, Enzo. Sono prelibatezze siciliane. Allora, io... Allora, vogliamo... Mario Amico, leggi tu il messaggio. Ciao, leggo un ciao Carmelo. Poi diversi collegati.
Facciamo questa bancarella e poi andiamo con i saluti. Attenzione, se no. Mario. Oh, Salvatore Catalano. Alessio. Ah, qua braccialetti, vede, il bello di queste feste è anche poter guardare delle bancarelle, quindi tutto ciò che trovare qualcosa di bello particolare da poter comprare. Qualcuno porterà a casa qualche cosa. Sicuramente. Facciamo niente, chiudiamo. Andiamo quindi con Salvatore. Facciamo i saluti finali. Ecco, con noi lo staff si incrementa. Salvatore Catalano, Enzo Barba e Connella, diretta della festa della Madonna delle Vanelle. Ecco, Salvatore, cosa puoi dire? Ecco. Ti stanno guardando. Sì, signor Barba, quest'anno è abbastanza partecipata la festa, si vedono molte persone, infatti. Auguriamo una buona serata a tutti i visitatori del Fatto del Vallone. Fatto di sé. Facciamola. Io direi di chiudere qua. Hai comprato qualcosa per la Madonna delle Vanelle? Siamo in diretta. Ancora no, penseremo. Ci penserà, ma qualcosa sicuramente la porterai. Certo, la tradizione. Allora, chiudiamo qua questa diretta. Vediamo di... Ecco, una diretta che sul Fatto del Vallone, Enzo, è iniziato stamattina con la gara dell'ottavo bike, ecco, vinto da chi? Lo vogliamo ripetere? Non ci ricordiamo. Però non è vinto, ci sono stati vari vincitori, non c'è stato un vincitore assoluto, ma vari vincitori per categorie. Ecco, e quindi dicevo che la giornata era iniziata con la diretta del trofeo ciclistico e continuato nel pomeriggio, sempre sul Fatto del Vallone. Facciamo questo saluto finale da tutti noi del Fatto del Vallone, Fatto Misseno. Alla prossima! Alla prossima, un saluto a tutti, quindi, i visitatori, tutti i mussomolesi in Italia e nel mondo che a queste tradizioni ci tengono veramente tantissimi. E grazie a tutti per i messaggi. E al prossimo, alla prossima diretta. Salve. Ecco, allora un saluto a tutti voi. Alla prossima.